Cavara di cui con Alberto ed Enrico Breccia realizzassi una biografia a fumetti così pericolosa da essere dapprima censurata e poi ritirata dalle edicole e data alle fiamme. Ma io sono di un altro parere, l'hai fatto per amore, l'amore sconfinato per quelle quattro meravigliose figlie che riempivano la tua vita e che avevano preso la strada della rivoluzione molto nera e a cui tu non potevi comporre il tuo amore e la tua presenza per tentare di non perderle. Forse eri per loro molto più che un padre. Eri quell'amico maturo che spingeva con garbo e sorriso verso un destino scuro, al tempo stesso pieno di speranze. Ma non è solo questo, vero? Si arriva ad un certo punto della vita in cui bisogna scegliere anche quando a soffrire saranno i propri cari. Okay. Ecco, a un certo punto della storia avviene, che adesso faccio, questo è un documentario del un documentario sì, sulla moglie di Hector Oester, Elsa Sanchez. Ed è un documentario su Elsa e sulle figlie e su Hector. Che succede a un certo punto della vita di questo scrittore e della sua famiglia? Che le figlie iniziano a frequentare l'università, passano da quella che era la scuola privata, diciamo così, perché probabilmente avevano la possibilità di andare alla scuola pubblica, e lì cambia completamente il rapporto che hanno le figlie con la politica. Adesso è difficile fare tutta un'analisi della storia politica di quel periodo argentino, perché sono una serie di sovrapposizioni e stesse posizioni dei peronisti, ad esempio, all'interno della politica sono completamente diverse, ci vorrebbero molto tempo. Comunque all'interno dello stesso del peronismo c'è una parte di sinistra e una di destra. La parte di destra nell'ultima fase andrà al potere con Perón, la parte della sinistra, in cui uno dei gruppi era il Montoneros, andrà invece diciamo una sorta di opposizione interna. Cosa succede? Succede che già durante l'ultima fase del peronismo, già all'interno dei vari movimenti ci sono delle frizioni. Poi però arriva la dittatura di Videla e lì cambia ancora di più tutto. E succede che Elsa e Oester, che hanno quattro meravigliose figlie, che qui vedete nelle foto, vengono... cioè succede che Diana, ecco, allora succede questo. Elsa si distacca quasi completamente dalle idee politiche, sia del marito che delle figlie, perché non riesce a comprendere, prima di tutto perché un uomo che ha quasi 60 anni, si mette a quei giorni a iniziare questo percorso politico che è di clandestinità. Le quattro figlie ed Hector entreranno clandestini nel Montoneros. Elsa rimarrà praticamente da sola in questa casa che era sempre stato il centro di tutto. E in un certo senso si allontanerà un po' dall'idea che avevano loro del mondo. Quando viene chiesto a Oester perché un uomo che comunque aveva una sua maturità abbia scelto di impegnarsi attivamente nell'opposizione clandestina al governo di Videla, lui risponderà perché era stato affascinato da questi giovani. Lui, se ci c'è un libro che lo racconta molto bene, che si intitola Oester, che è stato edito da 001 Edizioni, e un altro che ho comprato, ho letto in spagnolo, in cui lui intervistato, le persone che lo hanno vissuto, questi giovani che hanno vissuto, quelli che sono sopravvissuti a quelle che sono state vere e proprie pubbliche, lo raccontano, e lo raccontano anche in modo ironico. C'era questo signore che per noi era un vecchio, che veniva lì, si sedeva con noi e non diceva quasi nulla, ascoltava, era come se lui prendesse tutto dentro di sé, e alla fine diceva quelle poche parole che per noi erano però parole importanti, perché erano la saggezza. E anche loro si chiedevano, ma perché quest'uomo già adulto si è messo in questa battaglia? E lui in una di questi
Elsa Oster. Deciderà anche di non farsi chiamare più Elsa Sanchez de Oster, non solo Elsa Sanchez, però poi entrerà anche lei a far parte della Guerra delle Madri del Passato dei Mari, inizierà questo percorso di ricerca delle figlie, ma soprattutto dei nipoti che sono stati dati, tra virgolette, in adozione, diciamo così. Cosa succede chiaramente? Che adesso lo vedremo più avanti. Cambia completamente il modo di narrare di Oester. Quella monografia su Che Guevara è già qualcosa di molto più politico. Sì, grazie. È qualcosa che diventa un manifesto. Cambia proprio sia cambia la narrazione, ma soprattutto è coadiuvato dai disegni meravigliosi dei due Breccia. Sia Alberto che sia del figlio Enrique, che fra l'altro è uno ancora adesso dei migliori disegnatori in circolazione. Diventa molto impattante la drammaticità della vita di Che Guevara, e molti infatti diranno: ma è da quel momento che tu hai cambiato l'idea della politica? No, non è quello in realtà, è quel momento lì, quando le figlie iniziano questo percorso che lui poteva scegliere appunto di mettersi da parte o farne parte. Le sue storie, molte storie che lui continua a scrivere in clandestinità, si incontra in clandestinità con i disegnatori, che poi lo aiutano anche nella realizzazione, queste sono quelle foto anche delle figlie, per esempio. Quindi sta 2 anni completamente fuori dal mondo, fino a quando poi verrà preso. Prima di lui verranno prese le figlie, no? Quindi durerà ancora di più questo dolore. Cosa succede? Lui continua a produrre, cambia completamente il modo di leggere il mondo, cambia l'Eternauta rispetto al primo, il secondo e il terzo Eternauta sono completamente diversi. Se nel primo Eternauta c'è questa speranza che qualcosa possa cambiare, e soprattutto il Juan Salvo, che è il protagonista, ha una forte umanità, in questa fase si disumanizza, diventa quasi una macchina che deve raggiungere quell'obiettivo e non si ferma davanti a nulla. E su questo ci sono state una serie di polemiche, anche perché veniva spesso analizzato un personaggio che per gli argentini era importante. E quindi siamo arrivati a